Ancora una volta restiamo eh, uniti, il nostro eh, consueto appuntamento eh, pomeridiano con eh, questo momento di eh, riflessione, di scambio anche di informazioni con eh, i vari protagonisti del eh, territorio, avendo come eh, tema centrale, come ci sta accadendo eh, da un po' di tempo a questa parte, la eh, situazione. Eh, pandemica legata alla eh, pandemia e eh, quindi alle ripercussioni su tanti settori eh, della vita non solo economica ma anche eh, sociale. Eh, settori che eh, chiedono, ciascuno chiede eh, attenzione, chiede che vengano eh, affrontati i problemi di categorie, di lavoratori, inevitabilmente eh, con quello che sta accadendo. Eh, si, eh, come dire, si incide eh, purtroppo sulla carne viva delle, eh, delle persone, soprattutto nella idea di un futuro eh, dove in realtà si comincia a intravedere una eh, piccola luce, la cosiddetta piccola luce in fondo al tunnel. Ma sembra che in alcune situazioni siamo ancora abbastanza eh, lontani e, soprattutto, ci chiediamo se torneremo ad essere come quelli che eravamo eh, prima, ma mi riferisco non solo a noi come persone, ma soprattutto a quello che era la vita eh, prima del Covid-19. Ebbene, ringrazio eh, gli ospiti che sono intervenuti eh, oggi, in, eh, che sono qui con me in studio, il dottor Carlo eh, Saponaro, presidente di Federmoda eh, Bari Bat e dall'altra parte eh, il nostro eh, Mario Conca, eh, coordinatore regionale di Italexit. Sono andato bene. Italexit è legata a eh, Paragone, quindi è un movimento politico che si sta diciamo, organizzando e articolando in Italia. Dovremmo collegarci tra poco, eh, anzi a breve, eh, con eh, l'onorevole Ubaldo eh, Pagano, direttamente da eh, Roma. Per parlare di questo eh, decreto eh, sostegni, il primo decreto diciamo, che nasce eh, sotto legida eh, del governo Draghi e quindi per cercare di capire se eh, in realtà eh, queste eh, misure, questi sostegni alle imprese e alle famiglie eh, sono, diciamo, possono essere realmente eh, validi per superare eh, questi problemi. Questi ostacoli, perché mi sembra che qui stia diventando, dottor Saponaro, una corsa un po' eh, ad ostacoli. E in realtà il dottor Saponaro rappresenta un comparto, un settore che è stato messo duramente alla prova, soprattutto con gli ultimi provvedimenti restrittivi, perché eh, entrando in zona rossa noi abbiamo negozi eh, di abbigliamento, negozi di calzature. Eh, praticamente chiusi. Quindi abbiamo detto che il dottor Saponaro è presidente di Federmoda e quindi è lui che ci può dare il, eh, il polso, che ha il polso della situazione di quello che sta accadendo in tante piccole imprese. Dottor Saponaro, il quadro della situazione non è assolutamente eh, diciamo non è assolutamente roseo, giusto? Assolutamente, non è assolutamente roseo e si innesta già in una crisi conclamata che era partita nel 2008 e che il nostro settore già stava subendo. Certamente questa che da 2019, fine 2019, inizio 2020 abbiamo avuto, è una tempesta perfetta che si è riversata sulle nostre aziende, bloccando quello che è naturalmente un'economia come quella della moda, che rappresenta il 6% del PIL nazionale. Quando parlo del 6% parliamo di 72 miliardi che si muovono in Italia innestato in un contesto che non riguarda soltanto l'industria del confezionamento, ma anche l'occupazione che ne deriva. Quindi immagini lei a questo punto con un default quasi del 33% che noi abbiamo avuto nel nostro settore nell soltanto nell'ultimo anno 2020-2021 quale tipo di crisi noi stiamo affrontando. Il nostro settore, e qui io devo essere abbastanza incisivo, è un settore che è stato considerato specialmente nell'ultimo momento un settore invisibile, perché si è parlato giustamente di altri tipi di settori, vedi gli alberghi, vedi i bar, i ristoranti, eccetera eccetera, che hanno subito un danno non di poco conto, ma gravissimo e che è conseguente a una crisi generale. Ma il nostro settore è innegabilmente collegato a questo, considerando che noi abbiamo, parlo della moda, un problema grave che è quello della stagionalità. Quindi, parlando diciamo, al popolo normale che, che, che vive la nostra realtà, quando noi non vendiamo in una stagione i prodotti, i nostri prodotti sono terribilmente deprezzati e questo naturalmente ha un valore poi patrimoniale quasi zero. Il decreto Sostegni è intervenuto a farci, un, un primo soccorso, a farci capire che ci sarebbe stato un primo soccorso. Io veramente di questo soccorso ho delle nebulose perché francamente credo che il settore moda vada esaminato in maniera molto più accurata per quanto riguarda quelle che sono le dinamiche all'interno del settore stesso. Ripeto, noi non abbiamo, non vogliamo i bonus, vogliamo lavorare in un mercato che ci offra la consapevolezza del nostro spessore. Che è uno spessore importantissimo in Italia, come dicevo, ma non solo sotto il profilo dell'economia, ma anche sotto il profilo della socialità. Io rappresento i negozi di vicinato, che, che sono praticamente le, il collegamento umano della gente nei confronti della, della città stessa. Ecco, le, le chiedo, poi mh, continuiamo anche perché abbiamo già l'onorevole Pagano che dovrebbe essere collegato. Lei ha una stima eh, di quelle che sono. Le perdite considerate in questo anno? Certamente. Allora, le perdite considerate in questo anno è 1 miliardo e 500 milioni. Per quanto riguarda. solo in Puglia? No, sì, sì, sì questo so, riguarda. Cioè, non c'è, parliamo del 33%, eh. 33 di diminuzione. A noi in Italia abbiamo perduto dai 60 miliardi di fatturato, ne abbiamo perduti 20. Quindi consideri lei, faccia lei una percentuale di quanto oggi noi siamo in. Voi, effettivamente, al governo che cosa chiedete? Cioè, All'indomani di questo nuovo decreto lo trovate eh, come devo dire, eh, coerente rispetto alla situazione del comparto? No, la situazione non è assolutamente coerente. Io capisco il momento di emergenza, l'alternanza dei governi che ci si è avuto, l'alternanza, l'elite, i partiti, partiti che non hanno fatto altro che creare disordine. ma questo è un discorso squisitamente politico. Il, eh, oggi abbiamo al, nostro, al capo del nostro governo un gigante dell'economia. A guide il quale noi abbiamo sempre avuto ma massimo rispetto in quanto questo signore di economia è ovviamente eh, eh, onorato da tutto il resto dell'Europa e non so, anche dal mondo. Però noi bisogna che stabiliamo quali sono veramente le nostre difficoltà, in quanto le dico il decreto sostegni, per esempio, deve intervenire secondo una dinamica di conteggi su quello che è il fatturato dal 2020, 2020, 2019 2020, 2020 il quale è fatturato 2019-2020, si è avuto un, un, degrado, un degrado certamente fortissimo, però non è misurabile a quello del 2020-2021 e, e questo viene commisurato che chi ha perso più del 30%. Già questo in linea di principio mi pare un, un discorso abbastanza selettivo. Perché, se noi consideriamo quelle che possono essere la miriade di aziende che oggi ci sono in Italia, perché l'Italia, l'ossatura dell'Italia, dell'economia italiana, è formata dalle microaziende, non dalle grossissime aziende, delle aziende familiari, delle aziende individuali che offrono economia, occupazione, ma soprattutto sacrifici. Allora dico, oggi noi siamo abbastanza, diciamo. Sorvegliati, tornando a quella che, che può essere una dinamica di interventi che si possono fare, abbastanza sorvegliati, anzi, siamo, non abbastanza, siamo sorvegliati dal, dalle agenzie delle entrate per quanto riguarda i collegamenti con i registratori di cassa eccetera, eccetera. Benissimo, sanno perfettamente ogni sera quando noi chiudevamo, perché ormai tutti quanti, tutti quanti chiudevamo le aziende quali sono i nostri incassi e quindi possono tranquillamente vedere gli ingassi passati. L'anno scorso c'è stato un tiepido un contributo a quello che è stato il deficit di fatturato, quest'anno questo contributo che si farà, so come si, so come si possa fare in maniera non da salvare le aziende, perché ormai guardi qua il salvataggio diventa veramente miracoloso, ma di intervenire per salvare tutto il contesto economico, per esempio della Puglia. La fermo qui, dottor Saponaro, perché adesso possiamo girare le sue osservazioni, anche perplessità, all'onorevole Ubaldo Pagano che vedo anche nel monitor e che saluto. Grazie per essere con noi, onorevole Pagano. Grazie, salve, buonasera. Ecco, eh, onorevole, non so se il, no, il nostro il, il dottor eh, Saponaro, il presidente di eh, Federmoda, eh, Bari Bat che eh, naturalmente si poneva, aveva delle perplessità sul. Eh, innanzitutto per quello che riguarda il comparto di riferimento che è quello TAC, il tessile a calzaturiero, e di quelli che saranno naturalmente gli interventi del governo con l'ultimo eh, decreto nei confronti di questo settore. Ha sentito eh, il, il dottor Saponaro prima, vero? L'ho sentito male perché purtroppo il collegamento non era del di... posso, posso immaginare quale possa essere il punto di caduta del suo certo. ragionamento. È evidente che da questo punto di vista eh, ritengono assolutamente insufficienti le misure che sono state adottate. Sono, allora, sono insufficienti... La sintesi è questa. Quindi appunto l'onorevole, eh, vivendo il mondo della politica sa perfettamente quali sono le recriminazioni che noi facciamo. Sono insufficienti perché questi non danno il cosiddetto, virgolette, ossigeno alle aziende, assolutamente no. Danno del, fanno opera di assistenza, ma in base a quello che ha detto il, il Presidente Draghi, che i soldi in questo momento non si prendono ma si danno, no, noi non vogliamo i soldi in maniera capotica né a pioggia. Vogliamo che venga commisurato in base a quello che è una diligenza da parte del nostro settore, una diligenza espressa attraverso la legittimità fiscale, che è una cosa importantissima oggi, che ci garantisce innanzitutto la, la no evasione, ma soprattutto l'intervento in maniera diretta, che può essere fatto solo attraverso una specularità di quelle che sono le nostre aziende, in maniera completamente. Eh, eh, legittima, immediata, che non, non ci sono assolutamente, perché i registratori di cassa sono collegati alle agenzie delle entrate. Le agenzie delle entrate sanno esattamente qual è il default del nostro fatturato, possono fare un intervento. Il, ripeto, onorevole, il 30% che, eh, di quelli che hanno avuto un default superiore al 30% c'è un intervento di 11 miliardi di lire, se non mi ricordo male, sul decreto sostegno. Questi 11 miliardi, lei li divida. Su quelli che hanno avuto, ripeto, oltre il 30% per quelli che sono circa 2.800.000 aziende del nostro settore. E credo che chiaramente molti eh, come dicono eh, spargi ricchezza, ricevi povertà. Ecco eh, Onorevole Pagano, come possiamo eh, rispondere insomma, al nostro interlocutore? Perché comunque il decreto sostegni introduce anche una eh, quantità eh, considerevole insomma, di denaro, naturalmente il tutto viene articolato su, in un settore eh, diciamo enorme, in più settori. Sì, um, allora, il ragionamento che fa il dottore è, è legittimo e anche ponderato. Uh, non riesco a comprendere bene cosa intenda lui per legittimità fiscale perché da questo punto di vista è chiaro che è un concetto che si presta a molteplici interpretazioni. Per quanto riguarda eh, la quota di uh, ristori che è contenuta all'interno del decreto sostegni, eh, do un dato, sono 11 miliardi in questa tornata. Doveva essere una tornata risolutiva, almeno nell'indirizzo originario del precedente governo. Eh, che diciamo, in un modo o nell'altro andasse a ristorare eh, la chiusura dei conti di una emergenza sanitaria che aveva eh, acuito la crisi economica del 2020. Eh, nel 2020 avevamo dato ristori. 10 miliardi di euro, quindi 11 miliardi di euro era più di quanto non fosse stato dato in tutti i provvedimenti del 2020. È evidente poi che invece questo decreto sostegno, con lo sporamento che abbiamo avuto a gennaio e la crisi di governo che c'è stata, si è innestato con la partenza della terza ondata, con L'ampliamento delle zone rosse e quindi con la chiusura di molte attività. E quindi è chiaro che questa tornata di contributi a fondo perduto per le imprese e i professionisti non è risolutiva, ma è un'ulteriore boccata d'ossigeno che viene data alle imprese in un momento in cui era stato già autorizzato dal Parlamento uno scostamento di 32 miliardi di euro. Il Presidente del Consiglio ha già detto che. Nella nota di, eh, nel documento di economia e finanze proporrà un nuovo scostamento. Sull'entità del nuovo scostamento è chiaro che è aperta una interlocuzione anche con le istituzioni europee perché è, è chiaro che se la Germania autorizza uno scostamento per il 2021 di 60 miliardi di euro eh, ma un eh, rapporto debito deficit molto più basso rispetto a noi se noi dovessimo stare più o meno sulla stessa grandezza di orizzonte tenendo conto anche del nostro enorme debito pubblico il nuovo spostamento non potrà essere inferiore ai 30 miliardi di euro il contributo a fondo perduto però per le imprese professionisti io vorrei che noi tutti lo intendessimo anche come uno dei tasselli rispetto a una strategia di sostegno alla tenuta delle imprese che riguarda anche altri provvedimenti, come la moratoria sui canali di locazione, come la cassa integrazione eh, anche in deroga pagata a carico diciamo, della fiscalità generale, unendo tutti questi tasselli viene a comporsi un sistema di aiuti che allo stato attuale ha quotato 150 miliardi di euro. Sufficiente, è evidente che non sarà mai sufficiente per rispondere a una caduta di ricchezza, di prodotto interno lordo eh, che purtroppo abbiamo avuto nel 2020 e che avremo almeno per il primo trimestre del 2021 che si aggira intorno ai 450-500 miliardi di euro. Ecco, ci sono anche, eh, onorevole Pagano, ci sono anche delle misure che riguardano le cartelle settoriali. Eh, credo che nell'ambito proprio del, del, dell'intero provvedimento. Leggevo prima questo, eh, questo condono eh, con una soglia, eh, credo, di 5.000 euro. È corretto oppure, oppure no? Parliamo della cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro del periodo 2000-2010 sì. per soggetti con reddito inferiore ai 30.000 euro. Nella maggior parte dei casi eh, ragioniamo di sanzioni amministrative, multe. Eh, carenza di bolli irrogati soprattutto dagli enti territoriali che nel 91% dei casi sarebbero stati a detta del direttore dell'Agenzia delle Entrate inesigibili. Certo, voleva dire un'altra cosa. Ehm... Sì, volevo chiarire per sì, quanto poi riguarda un problema. Volevo chiarire soltanto una, una, una rilevanza. Quando parlo di legittimità fiscale, parlo naturalmente di una visibilità. Nel default di bilancio che uno ha attraverso la specularità dei registratori di cassa. In questo io parlavo, non parla perché si parla molto del fatto dell'evasione, eccetera. Noi, per quanto riguarda gli imprenditori, noi abbiamo in questo momento oltrepassato questo tipo di problema. Perché abbiamo tutti quanti, quelli che stanno sul mercato, ovviamente, una legittimità operativa che ci, che ci consente di poter fare un, tipo, un certo tipo di, 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 di dichiarazioni veritiere. Detto ciò. Per quanto non riguarda potremmo... le cartelle saturione, mi preintenda. Mi preintenda. Io, 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 le, io le do ragione, io non ho mai detto che voi, io non mi approccio al, al tema pensando che voi siate tutti una massa di evasori, come magari qualcuno commette in maniera errata. Anzi, al contrario, ritengo che voi siate dei pionieri, molto spesso anche coraggiosi. Mi limito semplicemente a dire. Che, eh, i parametri entro cui ci muoviamo così come la perdita del 30% non è un vincolo che determiniamo da soli ma è un vincolo che ci viene dato dal temporary framework europeo che ci impone prima era 33% ci impone che la perdita che può essere ristorata non possa andare al di sotto del 30% bene sì. Questo è il, il, il discorso, ma volevo chiedere a Mario Conca se questo tipo, queste misure, come l'ultimo, decreto sostegno, in un certo qual modo può essere, può favorire comunque una al di là ecco, del termine ristoro. Eh, rispetto a tutto quello che sta accadendo, poi bisogna pensare oltre al ristoro al rilancio, perché è inevitabile. Eh, gli chiedo se eh, lui diciamo, su questo tipo di interventi del governo, comunque, vede effettivamente una, eh, diciamo, un, reale, un reale sostegno ecco, da questo punto di vista. Ma, eh, Rivolgendosi quello... all'onorevole sì, Pagano sì, sì, naturalmente no, ma, lo saluto. Eh, da quello che eh, si è detto poc'anzi. Ecco, è evidente che tutto ciò che fa l'Italia si muove nell'alveo di norme e direttive che la Commissione dell'Unione Europea impone. È chiaro ed evidente che tanti settori non hanno avuto nulla. Io faccio l'imprenditore nella vita e, e, e mi occupo di trasporto pubblico locale. Ecco, al Cura Italia avevano stanziato 500 milioni di euro a marzo del 2020 poi c'è stato il decreto rilancio, poi il primo ristoro, il BIS, il TER, il QUATER, il QUINQUES, adesso eh, l'ennesimo scostamento, dopo un anno nessuno ha ricevuto nulla. Ecco, e c'erano anche fondi per l'NCC che avrebbero dovuto affiancare il trasporto pubblico, ma in realtà non si è stati in grado di potenziarlo. Ecco, lo diceva prima che il 30% è quello che impone Bruxelles, Bruxelles impone il rapporto debito-PIL, Bruxelles impone tutto. Se Siamo un po' vincolati, anche da, queste, vincolati perché, da queste politiche perché, perché europee. Perché voglio dire, ormai tu non sei più libero, sei una colonia. Franco Carolingia, e ti devi accontentare di quello che passa il convento. È, è, è come buttare un po' di acqua in un deserto: non la vedi più. Ecco, prendere 3.700 euro a fronte magari di fitti eh, che tu non hai pagato, che puoi anche derogare, ma li stanno come stanno tutti i contributi e le tasse che magari si sono eh, accantonate, ecco, e, e non aiuti. Ecco, L'Inghilterra, ad esempio, ha stanziato 850 miliardi di sterline. A fronte di perdite probabilmente della stessa entità, che sono 1100 miliardi. Ecco, L'America ha stanziato un trilione di dollari, 1900 miliardi, che si aggiungono ai, eh, ai circa 2000 miliardi che Trump aveva messo. L'Europa, nella sua interezza, con 440 milioni di persone, che sono 110 milioni di persone in più rispetto all'America, ci ha messo 750 miliardi nel Next Generation EU, che ovviamente non abbiamo ancora visto, che nel frattempo per l'Italia si sono ridotti da 209 a 191. Ma che stiamo parlando abbiamo... di quelli del recovery plan. Eh, ma voglio dire, ma noi di quelli stiamo parlando alla fine, a parte gli scostamenti che ti devi autorizzare. Ma il problema vero è che il debito per lo Stato italiano, che non è più come era nell'81 prima che Andreatta come litigasse con Formica e, e ci, fu, ci fosse il divorzio con Banca d'Italia, non ha più una garanzia, ecco, un protettore. Oggi è la merce dei mercati e non, avea, non appena finirà il quantitative easing di, eh, di Draghiana Memoria e quindi l'acquisto da parte della BCE dei titoli eh, di Stato dal mercato secondario, dice alle banche comprateli, poi lui le compra dalla, eh, da, da, dalle banche, ma ha detto che la Lagarda ha detto chiaramente. Il debito dell'Unione Europea non è monetizzabile, quindi, quindi dice, è allora... una spada di Damocle che una volta che passerà succederà quello che è successo nel 2011, quando bastò a Deutsche Bank mettere sul mercato 8 miliardi di titoli di Stato italiano, qualcuno si impressionò, ci fu lo spread che schizzò a 550, andò via un governo eletto Discutibile ma eletto, e arrivò Monti che era stato in Goldman Sachs. Quindi ecco, noi se non usciamo dall'Unione Europea possiamo solo raccontarci bene, quindi, belle favole, per eh, il resto... Quindi il, allora Mario Conca dice le eh, risorse che sono state messe a disposizione, che poi sono come dire incarcerate o inglobate, diciamo in una logica di sistema che è quello dell'Unione Europea, non sono sicuramente sufficienti rispetto a quelle che sono state messe. Io eh, prima di eh, congedarmi con l'onorevole eh, Pagano, quale diamo anche il diritto di replica e anche perché ha degli impegni eh, su Roma, volevo fargli ascoltare lo stralcio di un ristoratore proprio per cogliere anche quelle che sono le ansie e le preoccupazioni anche di questa, di questa categoria quindi eh, pregherei l'onorevole Pagano di rimanere un attimo ancora con noi in ascolto vediamo questo servizio e poi lo commentiamo eh, con, eh, con l'onorevole Pagano, grazie eh, Tutte le aspettative che tanti di noi avevamo riversato in, questa, in questo provvedimento che vi ricordo noi aspettavamo da tre mesi in realtà è stata una disillusione. La mia un po' meno, perché eh, mi avevano molto allarmato le dichiarazioni che Draghi aveva fatto immediatamente dopo il suo insediamento alla stampa, ovvero aveva detto che l'economia italiana non è in grado e non ha gli strumenti per poter salvare tutti coloro che sono in difficoltà, si riferiva in particolare al settore Oreca, e che quindi in qualche modo doveva avvenire una sorta di selezione naturale, una macelleria sociale che dovevamo introiettare come un fatto necessario rispetto alla drammaticità della situazione che vivevamo. Nessuno ha colto questa sfumatura del suo ragionamento. Era un campanello, un campanello d'allarme, un campanello d'allarme. Chiaramente sei riuscito a captare questo campanello d'allarme. Sì, certo, come dire, è come salvarsi un po' la coscienza, dare, dare uh, l'impressione di aver dato a tutti, ma in realtà... Nessuno dell'opinione pubblica sa che l'entità dei ristori, considerando il fatto che si tratta di una percentuale su un mese in tutto sommano al massimo il 3% di quella che è la perdita e il calo di fatturato per un intero anno io sfido di chiunque a pensare che con il 3% del, de, diciamo, del rimborso sul calo di fatturato si possa quantomeno riuscire a ottemperare a tutti i pagamenti delle spese fisse che noi abbiamo a partire dai fitti su questo il dramma è ancora peggiore perché? perché c'è, voi forse non sapete che c'è il blocco degli sfratti che il governo Conti aveva istituito e che scade il 30 marzo, ovvero praticamente fra qualche giorno. Molti ristoratori hanno accumulato fitti perché per mancanza di liquidità, 3-4 fitti hanno alle spalle. Appena ci sarà lo sblocco degli sfratti, praticamente ci sarà libertà per tutti i proprietari degli immobili di poter fare gli sfratti per morosità. E Quindi sembra che dalle dichiarazioni di questo, di questo ristoratore e eh, diciamo che i problemi non siano eh, finiti, anzi eh, ci sarà anche, eh, anche con la ripresa, naturalmente tutte le cose che adesso sono in un certo qual modo sono ancora coperte, per, eh, ma verranno fuori, cioè i fitti non pagati, situazioni chiaramente debitorie che poi alla fine in qualche modo dovranno essere risolte risolte. Eh, onorevole Pagano, allora lei ha sentito questo ristoratore? Vorrei che in un certo qual modo come dire, intervenisse eh, proprio per rispondere a queste preoccupazioni che sono legittime, sono le preoccupazioni di una categoria in sostanza. Ma sicuramente le preoccupazioni che esprimeva il ristoratore sono le preoccupazioni che ci applicano un po' tutti quanti su cui è importante che questo governo che si è insediato solo poche settimane fa lavori alla clemente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Noi gli staremo a fianco e insieme a questo proveremo a chiudere la partita del recovery plan italiano da inoltrare entro la fine del mese di aprile. Mi permetterà però di rispondere alle inesattezze numeriche perché i numeri diciamo, sono tali a prescindere da chi li racconta, perché se uno li dà all'otto è evidente che non hanno una, un fondamento. Eh, ad oggi eh, l'Unione Europea, contando diciamo, gli interventi che vengono fatti dalla Banca Centrale Europea e il Recovery Plan, ha già investito sui paesi che ne fanno parte un milia 1.950 miliardi di euro, quindi molti di più di quanto non ne abbia investiti ad oggi eh, sui paesi eh, negli Stati Uniti d'America e men che meno la Gran Bretagna. La Gran Bretagna è chiunque diciamo, a fare un parallelo. La Banca Centrale Europea solo nel 2020 ha acquistato 75 miliardi di euro del debito pubblico italiano. Come sapranno i colleghi in studio, eh, la Banca Centrale Europea non è, non è tenuta alle riserve auree quindi stampa moneta e relazione diciamo, ad alcuni parametri di contenimento dell'inflazione, ma non ha vincoli di alcun tipo. Contrariamente invece dalla banca, europea, dalla banca inglese che eh, ha fatto un anticipo eh, di liquidità eh, acquistando eh, sul mercato primario eh, titoli di Stato per... Eh, Economia inglese, ma con un vincolo stringente a far sì che eh, il paese, il governo, restituisca alla propria banca centrale entro due anni quello che gli è stato dato. Quindi i conti di quel sostegno che, grazie a Dio, diciamo ci fa beneficiare oggi di una, seppur insufficiente, capacità di rispondere in maniera imperfetta alla crisi è proprio della rete europea che abbiamo. Fuori da questa, ricordo ai più vi era la lira che era una moneta non debole, debolissima e che per la sua debolezza ci ha permesso di acquisire il debito pubblico più spaventoso dei paesi occidentali. Forse su questo dovremmo tutti quanti interrogarci, su quelle che sono le ragioni che lo hanno prodotto. Eh, da questo punto di vista è chiaro che non si può immaginare che la generazione peraltro che rappresenta il sottoscritto possa essere accomunata a quello che è stato fatto magari nei, pre nei precedenti 50 certo. anni. Nel debito sì, pubblico? Ma, ma, ma è, chiaro, è chiaro che i 1900 miliardi della BCE sono, come dicevo io, acquisto con, di titoli di Stato con il quantitative easing e la Lagarde. Ha detto governatrice della Banca Centrale che quel debito non è monetizzabile e arriverà il tempo di, di poterlo ristrutturare. La moneta, esiste, di la moneta Fiat esiste dal 1971. Mi di, di rilevare, perché è chiaro che diciamo, non conosco le, le, le cognizioni economicistiche del, de, di Mario, però mi permetto di dirgli di un elemento che forse eh. gli sarà sfuggito. Uh, le banche centrali di ciascun paese com che compongono la Banca Centrale Europea uh, sono quelle che beneficiano uh, di tutte uh, le royalty che la Banca Centrale ogni anno uh, gli va a liquidare. L'Italia solo per il 2020 ha beneficiato di 14 miliardi di euro. Poi quando sarà e in che modalità sarà eventualmente restituita questa no, ma moneta che viene stampata in maniera sonante no, al ma... momento senza alcun... Ma, di ma, ma no totale, ma, cioè, io, io di capisco, non è come lo Joker. No, Evidentemente, no, io, no, lo, ma io capisco: io capisco i manuali su cui mi sono formato io. Cioè, ma per, sì, ma, Però, i, a parte i manuali adesso no, il ragionamento solo non vorrei no, portarlo volevo solo su spiegare, temi così, no, no, ma così solo elevati insomma, eh, perché ecco, la gente non ci segue l'onorevole Pagano si chiedeva andare a studiare le ragioni per cui il debito pubblico è cresciuto N nello storytelling generale è passato che i governi eh, craxiani eh, o di Spadolini fossero stati gli sp più spendaccioni della storia ma uno studio ha dimostrato che la corruzione non è paragonabile a un bilancio dello Stato e quindi entità così diverse per numeri che non sono... è cresciuto semplicemente perché non avendo una banca centrale a garanzia noi eravamo appetibili nei mercati e abbiamo dovuto aumentare i tassi di interesse io mi ricordo bene quando mio padre nell'87 aveva fatto un mutuo artigianale ecco, tasso di interesse al 13% cose dell'altro mondo è chiaro che è cresciuto l'Italia ha avuto un avanzo quindi, primario come non ne ha avuti nessuno allora ma, no, ma la, la moneta. Si va... allora, allora, la allora storia, Poi ti girerò, poi ti girerò un po' di storia dove vai a vedere che nel 1993 Chirac disse: Facciamolo eh, per fermare la linea troppo forte, andiamoci a rivedere lo SME che ci ha limitati e per poi farci crescere. Purtroppo eh, bisogna, sì. bisogna vedere gli ultimi 40 anni per capire che cosa è successo, ma un fatto è certo, io oggi sto morendo come Paese Italia, noi siamo il bel Paese, non siamo più uno Stato, non abbiamo potere di veto all'interno dell'Unione. Viviamo in una unione non fiscale, con paradisi fiscali in clave, vedi Amazon che viene a sfruttare i lavoratori, va a pagare le tasse in Olanda come ci va la, la, la ex Fiat, l'FCA e come tutte le multinazionali, e l'Unione Europea consente a, Fra, a Belgio, a Lussemburgo, Olanda, a Malta, Cipro, a Cipro, a Irlanda di far pagare poche tasse che vuol dire meno gettito fiscale. Per l'Italia, per i servizi che vende, vuol dire meno servizi, vuol dire tagli lineari. Allora se noi non torniamo indietro e basta chiudere gli occhi, vent'anni, anni fa io avevo, avevo 30 anni, L'onorevole ne aveva 8 eh, di meno, e, ma si ricorderà: ecco, se stavamo tutti meglio di oggi, avevamo meno debiti di oggi, avevamo eh, più soldi in tasca e soprattutto una prospettiva rosi del futuro, un motivo ci sarà. Che cos'è che ci unisce tutti? L'Unione Europea, che è un'Unione non fiscale, è un'Unione impari al servizio del potere finanziario e della grande industria. E poi, io, penso, io, penso, io penso che, questo, direttore, una sola cosa, questo senza che questa narrazione che diciamo, faceva parte del movimento di cui eh, Mario Conca faceva parte è una narrazione che gli ha portato tanti consensi al Movimento 5 Stelle, che lo ha portato a prendere un voto <ride> su tre degli italiani nelle ultime elezioni politiche, eh. salvo poi una volta essere al governo rendersi conto che eh, sparare fesserie eh, eh, in televisione, ma semplicemente sono, per colpire l'immaginario collettivo di un popolo storia, disperato oh, non, risolve, non risolve i problemi di un paese Ma volevo, questo non io sono, sono d'accordo fatto economica. che tutti quanti io penso che tutti quanti si debba fare uno sforzo per trovare delle soluzioni non eh, con un'uscita estemporanea dall'euro che in questo momento Ma è l'unica garanzia in questo momento, momento l'istituzione europea e l'euro è l'unica garanzia che abbiamo di poter tenere in una tempesta perfetta occasionata dall'emergenza sanitaria. Comunque la Brexit vi ha dato la lezione sul piano vaccinale, sulla ripresa economica e l'ha potuto fare perché se n'è uscita. Quindi Ma. non raccontiamo cose che non vere, quelli che sono stati al governo si sono lasciati affascinare dal sistema, sono stati dei traditori ci di ci programma. punto appuntamento tra gli un... indicatori della Gran Bretagna prima che scoppiasse l'emergenza pandemica erano molto peggiori di quanto non fossero quelle degli altri paesi europei compresa l'Italia dopodiché la pandemia ha appiallato tutto se fosse un'emergenza straordinaria quando torneremo in ordinarietà ci tenderemo conto se la Gran Bretagna avrà avuto dei vantaggi o no ad oggi invece voi fate voi lanciate delle opzioni pre su un qualcosa che non ha fondamento scientifico. Quando poi si governa ci si rende conto che si che chiama macroeconomia. Le delle, delle complessità sono talmente varie che non le si può semplicemente derubricare con qualche battuta. Vi devo ringraziare perché è chiaro che poi l'argomento che, che sta prendendo piede, diciamo che poi porta un po', non vorrei che poi andassimo a, rip, a parlare dei massimi sistemi no, e ritorniamo a parlare praticamente della prima Repubblica e poi della seconda, sono due chiavi interpretative sul sistema diciamo, macroeconomico europeo e mondiale. E che vengono letti in maniera differente. E dalla, da una parte c'è l'onorevole Pagano e dall'altra parte c'è eh, Mario Conca. Comunque... Volevo esaurire questo, volevo ringraziare per l'intervento e per la partecipazione l'onorevole eh, Ubaldo eh, Pagano e naturalmente magari eh, Uba, eh, Ubaldo Pagano questo, eh, diciamo, questo tema possiamo affrontarlo magari prossimamente dedicando anche una trasmissione proprio eh, specifica. Eh, grazie onorevole Pagano. Buonasera, saluto, saluto gli ospiti. Allora, Ciao. tornando, siccome dobbiamo chiudere questo, eh, diciamo, questo slot, eh, volevo eh, chiedere al, al dottor Saponaro, eh, presidente di Federmoda, che nella sostanza, poi dopo aver fatto tutto questo, diciamo, questo ragionamento sulla. Quantità o capacità che adesso ha l'Italia di poter sostenere anche la ripresa delle proprie eh, aziende. In realtà, la vostra idea è, è che eh, l'aiuto diciamo, al comparto sia in un certo qual modo. Pari, sia parificato al disavanzo di, eh, di fatturato esatto. e che quindi si immetta attraverso l'Agenzia delle Entrate con accredito sui conti correnti degli imprenditori di quegli importi che sono la differenza tra il fatturato e il. il, il e, diciamo, i sistemi possono essere diversi. Possono essere diversi, che, il che diciamo, eh, eh, diventa potrebbe, questa sì che potrebbe allora, essere una allora misura... Devo fare, fare un'osservazione specifica. Per Brevemente continuare. però, sì, le, le chiedo... Brevissimamente. Indubbiamente abbiamo bisogno di liquidità sui conti correnti, perché al di là di quello che è successo negli ultimi 40 anni in Italia, gli imprenditori oggi devono pagare le bollette di fine mese, devono pagare gli stipendi di fine mese... I fitti, sì, I fitti di fine mese e soprattutto gli stipendi, perché la casa integrazione no. si è, arrivata, è arrivata pochissima. Quindi noi... Che siamo, se le persone per bene, cerchiamo di contribuire di tasca nostra a quelle che sono naturalmente le retribuzioni dei nostri dipendenti. Anche per questo, questo stop and go delle aziende non ci consente di fare assolutamente una programmazione di natura certo, economica. Ma Badi, però voglio dire una cosa importante: certo, certo. a proposito della liquidità, quando si fa un discorso che riguarda il mio settore, perché il mio settore riguarda la, la stagionalità e noi nell'ultimo anno abbiamo svenduto le merci per ottenere liquidità, quindi questo è facile capirlo, non abbiamo potuto prendere la marginalità per pagare quelli che sono i costi fissi, okay? ecco. quindi abbiamo cercato semplicemente di tamponare in un ecco. mercato che ci è stato offerto immobile, è chiaro? Questo è il discorso. Quindi noi desideriamo capire... E siamo pronti a rimboccarci le maniche, non abbiamo bisogno di assistenzialismo, vogliamo delle regole certe. Queste regole che sono state fatte a proposito della crisi pandemica, sugli assembramenti, sulle... che hanno bloccato le zone rosse, le zone ziane, hanno penalizzato delle aziende che avevano fatto, affrontato delle spese di sanificazione, di igienizzazione, e che sono state chiuse, che avrebbero potuto offrire invece delle sentinelle di guardia alle città. Bene, eh, è, è molto chiaro il, il, il discorso del, del presidente di eh, Federmoda. Eh, non voglio prendere adesso in questo momento l'argomento eh, occupazionale perché attualmente eh, Mario anche con il blocco eh, dei licenziamenti in realtà... Credo che dopo questa pandemia ne vedremo delle belle anche dal punto di vista occupazionale. Eh sì. Cioè quello che non stiamo vivendo adesso sarà poi il dramma di domani. Senta, in una, in una frase sola, i problemi che ci sono stati creati li dobbiamo risolvere noi. La domanda non deve farla a me, deve farla a chi ci governa. Come possiamo fare quando voi ci bloccate, che non possiamo fare più niente? Noi non ci possiamo muovere. È un buttare la polvere sotto il tappeto. Perché anche dietro un fitto Era quello che intendevo, anche intendevo dietro, dire anche dietro un affitto non pagato c'è cioè un reddito familiare, che magari contava solo no, no, l'affitto ma per mangiare. Chiedevo in termini, Così, anche in termini numerici. Cioè, se voi, come eh, comparto, come settore. Avete anche stimato quella che potrebbe essere una potenziale perdita di posti di lavoro? 50.000 per, 50 persone in questo per la, Puglia. Per la Puglia. Per la Puglia 50.000 persone. Ma solo pa nel settore nel della sette... Federmoda. Solo pa nel sì. settore Federmoda, sì. Sì. Sì, certo, nostri. perché poi se andiamo comparto per Molte comparto... le palestre che... non riapriranno più, e sono Io già parlo chiuse. solo di negozi di abbigliamento, eh? sì. poi aggiungo a tutto il resto. Parliamo di Puglia, quindi 50. a rischio 50.000 50. posti Persona. di lavoro. 50.000 lo... famiglie. 50.000 famiglie, è corretto. 50.000 famiglie che rischiano di trovarsi eh, eh, a mesi insomma, eh, senza un posto di lavoro. Eh, e per questo, non parlare degli ambulanti. Questo naturalmente eh, eh, rende ancora, come devo dire, eh, diventa un problema. Eh, anche per, eh, diciamo, per il welfare, per il sistema certo. diciamo, sociale, perché poi il sostentamento di queste famiglie eh, con eh, diciamo, gli ammortizzatori sociali o con interventi Ma di vale, questo e... tipo possono, diventare, possono causare problemi a catena. Ma eh, non solo, siccome come eh, dire, lo diceva prima il presidente, ecco, questa è una crisi ormai strutturale che va indietro almeno dal 2008. Noi abbiamo quest'anno un saldo negativo di 430.000 nati in meno e così è da tanti anni. Vuol dire che ci saranno più pensioni da pagare che oneri contributivi da versare. La spesa pubblica delle pensioni vale 300 miliardi all'anno e se eh, ecco, li paghi dalla fiscalità generale e tu non ti sei preoccupato di dare oneri e oggi magari molti con reddito di cittadinanza. In casa integrazione, eh, oneri spostati più in là. Il disastro lo stai solo ecco, dilazionando nel tempo. Per questo ci voleva una manovra anticiclica che solo uno Stato sovrano può fare. Ma siccome l'Italia non è più Stato, perché non ha più la possibilità di avere la sua banca centrale e la sua ria, Maglio deve morire lentamente e sperare di non fare la fine della crisi. Vi, eh, ringra vi ringrazio. Eh, abbiamo mh, come dire, cercato un po' di chiarire anche in termini eh, numerici. Vorrei fare un'enunciazione in questo Velocemente modo. perché abbiamo un collegamento. Le dico subito, in questo momento le piccole aziende, le nano aziende, personale collaborativo e titolari si sono uniti insieme per superare questo momento. Insieme, perché hanno capito che soltanto insieme ve lei fa una trasmissione che si restiamo uniti, possiamo forse arrivare a una situazione, diciamo, di pareggio. Noi non siamo né ILVA, né Fiat né Amazon. È chiaro certo. che non paga le tasse in Italia, concorrenza sleale. Certo. Grazie, dottor Saponaro per la. Eh, precisazione. Cambiamo argomento, adesso andiamo sul fronte epidemiologico, sul fronte sanitario, abbiamo in collegamento un, eh, un medico, il dottor Nicola eh, Gaballo, che poi è il responsabile della FIMG eh, Puglia per il settore del 118. Buonasera eh, dottor Gaballo. La, la vedo. Buonasera ecco. direttore, buonasera, buonasera. Eh, mi, buonasera. Mi consenta solo di. Eh, sì. mi hanno portato poco fa, dottor Gaballo, i dati del eh, bollettino epidemiologico. Eh, li do velocemente su 13.390 eh, test per l'infezione. Ci ritroviamo sempre con. Eh, 1664 eh, casi positivi, quindi siamo con una eh, soglia percentuale elevatissima e sono stati registrati addirittura 46 decessi. Naturalmente abbiamo una ripartizione dove la provincia di Bari è quella che eh, come dire, veste questa particolare eh, maglia nera. Ma ecco, dottor Gaballo, io volevo chiedere a lei... Eh, quello che sta accadendo, ma se ne sta parlando oramai da giorni, eh, quello che sta accadendo nei pronto, nei, nei, nei pronto soccorso, quella che è la difficoltà anche dei mezzi eh, del 118 di poter comunque garantire eh, eh, l'assistenza, eh, perché siamo o abbiamo l'impressione eh, che siamo vicini ad un tracollo. Mi corregga se sbaglio, ma le passo subito la parola. Sì, grazie direttore. Sì, è un momento difficilissimo per quanto riguarda l'assistenza territoriale e ospedaliera e sono il front office più che altro della, della medicina dell'emergenza. Noi, come settore d'emergenza, siamo in profondissima difficoltà perché questa terza ondata ci ha letteralmente travolti, il numero di richieste di intervento è veramente elevatissimo. E. Quello che abbiamo chiesto. Dottore, ce lo, può ce lo può quantificare? Da un punto di vista economico. Basta, che... basta leggere il bollettino di oggi: ci sono oltre 2.000 ricoveri. Certo. Quindi la stragrande maggioranza dei pazienti ricoverati vengono, vengono trasportati dal 118. Abbiamo un, un problema che non è legato al numero dei posti letto, ma all'organizzazione del servizio. Quello che abbiamo chiesto noi all'azienda, all'Astra Bari, è l'organizzazione del servizio. Non è possibile vedere delle ambulanze ferme per 8-10 ore fuori dal pronto soccorso prima di poter garantire al paziente un'assistenza un ospedaliera. Non è possibile farlo, non è possibile far eh, ricoverare il paziente su una barella che fa parte del corredo dell'ambulanza, perché tutto questo non fa altro che depauperare il territorio dei mezzi di soccorso. Il 118 non è solo COVID, ci sono tantissime tantissime altre patologie fra le quali quelle tempo dipendenti dove il, il tempo è tiranno e quindi noi dobbiamo dare una risposta immediata al paziente. Se le ambulanze sono ovviamente ferme fuori dal pronto soccorso perché non ci sono i letti e quindi il paziente aspetta 10 ore in ambulanza, anche se noi abbiamo avuto dei pazienti che dopo 10 ore d'attesa si sono alzati e sono tornati a casa, cioè hanno rifiutato, hanno rinunciato alla cura e ovviamente non ce la possiamo fare, c'è bisogno, ripeto, non di posti letto, quelli servono sempre, ci mancherebbe altro, e meno male che ce ne sono, ma noi abbiamo bisogno di regole, abbiamo bisogno di protocolli, abbiamo bisogno della possibilità di mettere immediatamente quell'ambulanza che ha trasportato un paziente positivo in ospedale, quell'ambulanza deve sanificarsi in 30 minuti e deve immediatamente ritornare sul territorio per fare quello per cui è deputata. Cioè l'assistenza territoriale. Ma quindi, altrimenti dottor... non ce la facciamo. Ecco quindi, dottor Gaballo, lei adesso ha toccato un argomento, cioè ha parlato di assistenza eh, territoriale, però ha parlato proprio certo. eh, poco fa anche di eh, mancanza di protocolli. Allora eh, vorrei certo. eh, che lei mi aiutasse e aiutasse un po' tutti quanti noi a capire, dopo mm. la prima ondata, quella che abbiamo avuto a marzo dell'anno eh, dell scorso e che ci siamo portati fino diciamo, a maggio più o meno, poi abbiamo riaperto diciamo, eh, tutto Le come porte, se dai. nulla eh, fosse anche perché dovevamo andare naturalmente a votare. Eh, dopo la seconda ondata... Con questa terza eh, ondata, possibile, chiedo da un punto di vista organizzativo, che non siano stati ancora messi a punto dei protocolli che garantiscano la piena funzionalità anche dei mezzi di soccorso? È una domanda che le faccio. No, questa è la realtà, non abbiamo un protocollo. Normalmente tutti i pazienti che accedono in ospedale, nel caso in cui l'ospedale non, no, no, non avesse dei posti letto disponibili, provvederebbe autonomamente al trasferimento del paziente in un altro presidio con un posto letto. Mi spiego meglio. Se il paziente viene trasportato dal 118 nell'ospedale, faccio un esempio del divenere, e il divenere non ha posto in, in ortopedia, il paziente il, trasportato dal, dal 118, viene accettato dall'ospedale e viene trasferito in un altro ospedale dove c'è il posto letto in ortopedia. Quindi in questo caso noi non abbiamo una cabina di regia che abbia veramente il polso della situazione, dove si possa sapere in quel preciso istante quale ospedale della regione ha un posto letto, in modo tale che noi trasportiamo il paziente nell'ospedale di riferimento, quello più vicino dove ci possono essere le prime cure e poi il paziente deve essere trasferito dal presidio ospedaliero nel nosocomio regionale con un posto letto. In questo caso noi garantiamo, abbiamo due risultati. Uno che è quello di garantire a un paziente un posto letto decoroso. Due è l'immediata operatività dell'ambulanza che ha trasportato il paziente in ospedale. Io, oh, noi come, come, come finge, abbiamo, abbiamo oh, fatto una domanda più che altro alla, alla direzione, ma anche ai primari del pronto soccorso. Noi vogliamo capire quali sono le loro criticità, in modo tale da concordare una, una, una linea, fare un, una linea comune concordando un protocollo in modo tale da, da aiutare eh, non soltanto le strutture ospedaliere che sono a collasso, su quello non ci si può dire assolutamente nulla, ma nel frattempo aiutare il paziente perché noi eh, lavoriamo per la cittadinanza e per i pazienti, quindi sarebbe di giovamento esclusivamente per loro. Bene, eh, noi eh, dottor Gaballo, io la ringrazio per questo, eh, per questo eh, suo intervento. Ma perché avevamo anche colto eh, quelle che erano state insomma, le sue dichiarazioni come eh, rappresentante FIMG, eh, però per il settore 118, di, delle difficoltà certo. proprio operative che hanno eh, i mezzi di soccorso quando devono, eh, sono costretti a smistare eh, pazienti. Eh, dovendo anche considerare quella che è questa ondata, diciamo questa eh, necessità in questo momento, insomma se andiamo negli ospedali eh, corriamo il rischio di, eh, sono, come dire, di sono, sono vicini al collasso, speriamo eh, che non arrivino. Eh, grazie dottor, Gabal, eh, dottor grazie. Gaballo per, la sua, per il suo intervento, la saluto, grazie e grazie a voi, allora, buonasera noi, Grazie, Grazie a lei. Eh, abbiamo eh, pochi minuti perché poi dovremo eh, lasciarci ad un tema un po' più eh, tra virgolette, leggero che riguarda un po' la comunicazione ai tempi del, eh, del Covid e di come cambiano anche i nostri modi di essere perché cerchiamo anche di toccare questi aspetti eh, che attengono anche la vita di ciascuno di noi e delle relazioni sociali che si sviluppano eh, nei tempi della eh, pandemia. Però credo che eh, una considerazione la si possa fare ah, su sì. questo sistema sanitario. Io invito anche eventualmente il dottor Saponaro a fare un commento su quello che sta accadendo eh, nelle nostre eh, strutture sanitarie e le difficoltà di questi operatori che, tra l'altro, lavorano eh, per, tutta, per tutto l'arco della giornata e che non conoscono più sosta. Cominciamo eh, con, Ma, con Mario Conca. Allora, il problema è che il sistema sanitario nazionale negli ultimi vent'anni è stato depotenziato e depauperato. È chiaro che noi non abbiamo un filtro territoriale perché le USCA non sono partite quasi da nessuna parte. I medici di famiglia e i pediatri di libera scelta non sono dipendenti delle ASL, sono convenzionati e quindi non rispondono a determinate logiche e peraltro ecco, il sistema, non è colpa certamente loro, li ha messi nella condizione di non poter più operare. Quando tu non tocchi un paziente, alla fine non sei più il medico che sta in ospedale a contatto con l'emergenza urgenza. Tutto ecco, è rimasto nelle mani del 118 e dell'emergenza urgenza e quindi dei pronto soccorso. Il dipartimento di prevenzione è saltato, non si è mai fatto tracciamento, non si fanno tamponi domiciliari, si mandano in giro i positivi a fare i tamponi di controllo che è una cosa semplicemente assurda. E mi ricordano un po' San Giuseppe e la Madonna, le ambulanze che vanno in giro alla ricerca di un posto e stanno 10-12 ore in attesa che gli sbarellino il, 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 eh, il paziente. Sarebbe bastato, ad esempio, comprare mille barelle o barelle di biocontenimento o spinali e quindi tu lasci. Lasciavi su un'altra barella e te ne andavi, sanificavi e ti rimettevi. E succede che poi hanno fatto le India quando c'è un caso dove deve intervenire il medico, interviene l'India con il soccorritore, l'autista e l'infermiere, poi arriva l'automedica con eh, l'infermiere, il medico e l'autista, cioè sei persone su un intervento che spesso non viene ospedalizzato perché può stare a casa o semplicemente perché sanno che non c'è posto. Spesso la gente chiama il 118, non risponde nessuno, ma non perché loro non vogliano rispondere. Perché c'è penuria di operatori. Io ho scritto al, al direttore generale Migliore a luglio del 2020 per chiedere il potenziamento della centrale operativa che sta nel Policlinico, che serve eh, tutta la provincia di Bari e metà della BAT. Quindi stiamo parlando di circa 1.350.000 mil, persone e non ce la fanno, di notte sono in tre, arrivano 2-3.000 chiamate al giorno, ma umanamente impossibile. Gli operatori del 118 quando vanno in ospedale e, e si vedono sbattere la porta di in faccia perché il pronto soccorso è oberato e stanno, stanno, dire, sono sfruttati al Policlinico, al Di Venere, al San Paolo, all'ospedale della Murgia, ma anche a Putignano, al San Giacomo, ovunque, ma anche in Alberino di Brindisi, a Taranto, in tutta la Puglia. Bene, succede che devono chiamare al 118 per avere istruzioni come fossero degli utenti del sistema, non hanno neanche una linea dedicata, allora è evidente che Emiliano, ha fatto campagna elettorale e lo palco assolutamente inadeguato. Dovevano eh, avevano dichiarato al Ministero 100 posti di terapia intensiva in più e questo gli ha consentito di rimanere gialli, ma no, erano sulla carta, non ce li avevano. Rimasti gialli più aperti, ci sono avuti i contagi e oggi una crisi che fa eh, 46 morti. Ecco, se pensiamo che 46 morti oggi e 28 ieri sono esattamente 74, eh, 74 morti in due giorni. Ecco la, il, tutto il Regno Unito non ne ha fatto in tre giorni, in due giorni, perché ne ha fatti 17 ieri e 33 l'altro giorno, perché hanno fatto i vaccini che noi certo. non siamo manco stati capaci di certo, farlo avanti. c'è un discorso legato al fallimento del vaccinale. Siamo in chiusura, per cui, eh, una considerazione posso, del dottor Sapolò. Ho esposto questa, che è una disamina ovviamente politica e strutturale di un sistema che fa acqua da tutte le parti. Io ringrazio. I, i, tutti gli operatori del 118 e tutti coloro che si sono da cittadino in questo momento, quei che si sono adoperati, tant'è che il Nobel per la pace credo che giustamente sia stato dedicato a loro. Però guardi, noi come cittadini non possiamo vivere in queste condizioni di precarietà, con questi interventi spot che aiutano i pochi e la maggioranza che spinge e che si sacrifica viene assolutamente penalizzata, grazie al 118. Grazie al 118. Naturalmente, sempre perché va, va, il fiore all'occhiello è stato sempre bizzarro. Vanno, vanno ringraziati comunque tutti gli operatori che certo. in questo momento si stanno, certo. eh, eh, si stanno spendendo proprio per salvare le vite Ma la umane. La sanità guarda, la fanno le persone. L'ospedale in Fiera certo. è l'esempio, come dire, plastico. Tu spendi 20 milioni all'ordo di IVA. Poi ti rendi conto che non c'hai gli pneumologi, gli infettivologi e gli infermieri. Non solo, hai vincoli di spesa che non ti consentono di assumerli a tempo indeterminato. Quindi chi sta a lavorare in Svizzera, in Germania o in Inghilterra non verrà mai per 30 mesi. Se lo chiami, lo chiami per sempre. Ecco, l'imbuto formativo. C'è 30.000 medici in Italia che non si possono formare perché spese non previste. Basterebbero 3 miliardi in 5 anni per formare 25.000 medici. Nel 2025 con la curva pensionistica e, e, dire, arriveremo a, a una carenza di 50.000 medici. Ecco, ecco, queste cose non te le consente l'Europa. Per questo l'Italia questo... oggi deve <ride> decidere che cosa vuole Grazie. fare da grande. Eh, questo sarà eh, eh, diciamo l'argomento che noi possiamo però sviscerare eh, eh, in un'altra una un occasione. Parliamo, abbiamo accennato adesso, eh, giusto perché stiamo parlando, vi eh, lasciamo con una, con una eh, psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa eh, Laura Conte. Eh, con la quale abbiamo affrontato diciamo, il tema eh, che è un po' al di fuori diciamo, del tema di questa giornata, ma che riguarda, riguarda la comunicazione, riguarda soprattutto le relazioni sociali nei tempi del, com, del Covid e di come è cambiata, di, di come sta mutando anche il nostro comportamento, il modo di essere e le nostre reazioni, ovvero le nostre emozioni, proprio utilizzando anche la rete che è diventata un... Come dire, siamo diventati dei digitali, delle personalità digitali che, tra l'altro, molto spesso non corrispondono, dottor Saporano, con quelle diciamo, reali. reali, quelle in carne, carne ed ossa. Quindi, vi lasciamo. Voglio dire solo una cosa: il danno che hanno recato la chiusura dei negozi, parlo dei tabacchini, dei macellai, dei bar e di noi, è proprio questo, la mancanza della comunicazione sociale. Vera, cioè che i sensi di tutti i cinque sensi vengano espressi e non certo. quelli della televisione o quelli della tele. È Se, Certamente. E quindi vi salutiamo con eh, anticipo Salute. e mandiamo questo eh, contributo. Naturalmente, noi ci vedremo con Restiamo Uniti anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. L'importante è che restiamo sempre uniti. La comunicazione sui social ai tempi del, eh, del Covid è un argomento eh, non solo di queste settimane, ma lo abbiamo vissuto, lo viviamo ormai costantemente eh, da un anno, è come se in un certo qual modo fossimo costretti o fossimo stati costretti dalla contingenza del momento a congelare un po' eh, i nostri corpi. Quindi, a limitare i contatti per evitare il, il contagio e molti si affidano in un certo qual modo alle cosiddette identità digitali. Ognuno, ciascuno di noi oramai assume ha assunto una identità digitale attraverso eh, i social per continuare eh, diciamo a svolgere questa vita che è stata... Comunque interrotta dalla eh, pandemia. E noi vorremmo parlare di questo argomento eh, con una esperta, con la dottoressa eh, Laura Conte, psicologa e psicoterapeuta che eh, è qui con noi e che ringraziamo. Allora, dottoressa, a voi. dottoressa Conte, qui ho parlato di, eh, di congelamento dei nostri corpi. Eh, I social oramai sono una. Come dire, una piattaforma molto ampia dove mm -hmm. si dice di tutto e di più. Sta cambiando anche la comunicazione, ma che cosa stanno diventando in questa situazione specifica? In questa situazione specifica i social eh, rischiano di diventare un luogo ancora più difficile da frequentare rispetto al solito. E I social sono sicuramente un ottimo strumento di socializzazione, un'agorà, l'antica Agorà dove noi ci confrontiamo, scriviamo, esprimiamo le nostre opinioni. Questo è un fenomeno, direi, positivo. Eh, come ogni strumento che abbiamo a disposizione, dobbiamo ehm, riflettere, imparare ad utilizzarlo nel miglior modo possibile. Eh, un eccesso di informazioni che viaggiano sui social, per cui ognuno di noi può sentirsi libero di scrivere, di dire quello che pensa e quello che vuole, va bene, però dobbiamo anche tener conto dell'effetto che possiamo generare in chi legge i nostri messaggi, eh, anche perché la comunicazione social non è una comunicazione eh, dedicata ad una o più persone, è una comunicazione molto spesso aperta ad un pubblico eh, indefinito, quindi a meno che non ci siano eh, degli spazi di confronto privati, perché tutte le piattaforme mettono a disposizione appunto, la possibilità di comunicare solo con gli amici più stretti o più ampi, ma ci sono una serie di comunicazioni invece che eh, sempre di più eh, sono rivolte ad un pubblico allargato e questo mh, può creare delle conseguenze importanti. Perché chi legge l'informazione è sconosciuto a chi la emette e quindi la contestualizzazione, cioè il significato che ognuno dà ad una frase, ad un articolo, ad un post, è assolutamente soggettivo, quindi risente della propria della cultura, come in ogni processo di comunicazione, risente appunto della cultura, dell'ambiente, del vissuto e dello stato d'animo, per esempio in questo periodo in cui c'è un grado di allerta in ogni persona molto elevato, allerta significa preoccupazione, paura, ma anche solitudine, e i messaggi scritti possono ecco, essere letti con una chiave di esasperazione più importante, quindi messaggi, come, ecco, messaggi che, che danno un proprio vissuto sull'esperienza sull del vaccino, facciamo un esempio, possono diventare delle informazioni o possono trasformarsi in vissuti di ansia o di preoccupazione anche in persone che noi magari neanche conosciamo e attivano comportamenti che possono essere addirittura controproducenti per chi legge questo, questo messaggio. No? Ecco, dottoressa Conte, eh, le, chiedo, le faccio questa domanda. Eh, come cambia la percezione della vita perché diciamo che possiamo avere anche una dimensione diversa quindi come cambia la percezione della vita sui social e qual è il rischio reale di questa iperconnessione sì, ci porta a commettere degli errori anche sì. o può portare degli errori beh sì intanto è una connessione non è un incontro reale eh, anche qui non voglio scadere nel luogo comune, eh, l'incontro reale è più, più insomma, importante dell'incontro eh, web o digitale, sicuramente sono incontri importanti, ma eh, a volte il rischio è che semplicemente sentendosi connessi e non di fronte ad un pubblico io posso perdere la percezione reale di quello che dico e, e dell'effetto che fa. quindi ehm, a volte ci lasciamo andare a frasi, commenti, opinioni che forse in presenza non avremmo il coraggio di dire, perché quando siamo in presenza, quindi c'è l'altro davanti o ci sono le persone... Fisicamente in carne ed ossa, noi abbiamo la possibilità di eh, percepire immediatamente il feedback e quindi ehm, determinate eh, espressioni forse non, 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 non avremmo il coraggio proprio di, di, di usarle. Così come scrivere attraverso canali più istituzionali, chiamiamoli così, come non so, appunto una testata televisiva, una testata giornalistica oppure un canale televisivo, ecco, um, sono dei, degli, diciamo, dei, degli strumenti. Proprio perché esistono da più tempo, sono anche normati no? con più chiarezza eh, dalla legislatura. Quindi eh, insomma conosciamo già quali sono le regole, quelle le cose che possiamo dire e le cose che non possiamo dire, perché rischiamo anche eh, di essere poi eh, come posso dire, redarguiti. Sui social ancora questo non c'è, questa competenza eh, ancora non è così chiara. Ecco, eh, vorrei toccare un po' il, il tema del linguaggio. Sì. Perché anche il linguaggio è un linguaggio differente da quello che si utilizza, eh, si utilizza in, altri, in altri luoghi e in altre forme. Dunque è un linguaggio che muta da una parte, che non ha filtri, eh, mm -hmm. perché mm -hmm. eh, da quello che accade o a vedere quello che molto spesso accade nei commenti eh, che, che ci sono su notizie più varie, non ci sono eh, filtri e eh, nella maggior parte dei casi c'è anche un annullamento delle distanze, anche dal punto di vista proprio della distinzione sociale. Cioè eh, non vi è eh, diciamo quel, come dire, quello steccato che in un certo qual modo eh, crea anche una, una separazione e quindi molto spesso c'è anche una disinibizione, mm -hmm. il che eh, lei lo considera un aspetto. Positivo oppure eh, negativo? Io lo considero in alcuni casi negativo, ma vorrei essere sì. smentito eventualmente. Eh, ecco, positivo o negativo forse sono categorie eh, sicuramente interessanti. Possiamo dire che eh, il linguaggio dei social è un linguaggio informale, quindi eh, il linguaggio informale è quello che si usa appunto nelle interazioni eh, non che passano attraverso canali istituzionali. Questo. Nel mondo dell'informalità ecco, a volte ci lasciamo andare no? ad un gergo piuttosto che ad un vissuto più personale. Il problema è che lo strumento non è uno strumento che finisce o rimane chiuso nella propria cerchia. Quindi dobbiamo mettere insieme una dimensione eh, di linguaggio informale, però con una responsabilità istituzionale. Che è una cosa interessante. No? Quindi questo sicuramente diventa importante. E un'altra riflessione. Il linguaggio, ma il linguaggio è tutto per l'essere umano, il linguaggio è tutto. Allora quando noi comunichiamo riusciamo ad essere compresi dall'altro perché le nostre parole eh, evocano nell'altro un'immagine, un gusto, una sensazione e un'emozione. E quindi il linguaggio informale ha la stessa potenza appunto, di un'espressione eh, un formale e può mh, davvero abbattere tutti i filtri possibili e immaginabili e nei social possiamo scadere in interazioni eh, personalistiche eh, che, che, che oltretutto tolgono anche dibattito bello, intrigante, interessante all'argomento. Non so se è chiaro, quando noi nelle interazioni scadiamo su un piano personalistico con un linguaggio un po' troppo eh, parlato, un po' troppo informale, facciamo un torto in realtà a noi stessi all'argomento, perché i dibattiti sono sempre benvenuti, sono importanti, è solo che se poi eh, lo riduciamo a, mh, diciamo, come dire, ad una... Mh, interazione dove parliamo di chi sono io, di cosa come la penso io, di come la pensi tu, a quel punto il dibattito perde di vivacità. Senta, dottoressa Conte, c'è il rischio che eh, la personalità che emerge da un profilo digitale e che quindi scrive o commenta eh, in un certo modo eh, fatti o avvenimenti. Eh, corriamo il rischio che quella personalità non corrisponda esattamente a quella che potremmo invece incontrare nel mondo reale? C'è un disallineamento da questo punto di vista? Eh, potrebbe, sì, sì, dipende sempre dalla persona, da come la persona a monte è integrata con se stessa, però è molto facile che eh, diciamo, l'immagine, ecco, più che personalità, l'immagine che noi vogliamo dare di noi stessi attraverso i messaggi che comunicavo nei social possano corrispondere, per esempio potrei dare eh, vita ad un'immagine di me come persona disinibita, indipendente, che magari non ha limiti, in realtà nella mia vita potrei essere un po' più preoccupato, teso, sì questo disallineamento è possibile, non è ovviamente dovuto al social come, come dinamica, semplicemente eh, siamo noi che magari possiamo utilizzare questo canale che non ci mette a diretto contatto con l'interlocutore. Per dare spazio a un'immagine idealizzata di noi stessi. Questo è il problema anche dell'influencer, no? L'influencer certo. ha nel mondo dei social così tanto impatto proprio perché spesso stimola in tutti i follower un'immagine idealizzata di loro stessi e ottiene questo risultato, ma a scapito spesso della vera identità sua e dei suoi follower. Ecco, adesso che abbiamo. Un po' eh, come dire, descritto eh, a sommi capi naturalmente, eh, quelli che sono i lineamenti diciamo, de, de, dell'utente mm -hmm. eh, del, del, dei social. Veniamo invece all'informazione, mm -hmm. eh, l'informazione legata eh, naturalmente alla pandemia, perché il riferimento in questo momento è, è il tema dominante, è quello, anche leggendo un po' eh, nei vari, sui vari canali e eh, molto spesso le notizie che vengono veicolate sono delle notizie eh, totalmente fuorvianti. Mm -hmm. L'ultimo esempio è quello di eh, poche ore fa sì. eh, con la notizia della zona rossa eh, rafforzata con una serie di misure molto più eh, stringenti eh, che poi era una fake news. Come possiamo fare per discernere per valutare e per eh, come dire, fare la giusta distinzione, essere attenti a non cadere ecco, nel tranello di queste, perché poi la veicolazione è molto è rapida, tanto sì. è vero che la notizia si è diffusa in una domenica pomeriggio nello spazio di pochissimi minuti. Sì, sì. Beh, prima di condividere qualunque post, accertarsi sempre della, della provenienza. Spesso condividiamo post che sono stati condivisi da amici, colleghi, eccetera. Noi dobbiamo sempre mettere uh, a verifica il post, quindi controllare la fonte di provenienza, verificare che altre fonti possano dare, eh, avere comunicato la stessa notizia. Quindi ecco, l'impulso alla condivisione è come, la, è come il panico che, che, che scoppia in uno stadio. No? Allora lì c'è un contagio emotivo potente perché si è creato uno spavento e, e, e si corre via, per esempio. È un esempio. Ecco, questa condivisione accade quando o la notizia è preoccupante o la notizia è qualcosa che mh, semplicemente attira l'interesse. Ecco, Prima di condividere dobbiamo sempre, sempre verificare la fonte originaria del post e verificare che altre eh, fonti autorevoli confermino quelle informazioni che ci sono. Quindi... Ecco, queste sono le regole eh, di base. Le faccio un'ultima e brevissima domanda. Abbiamo eh, il nostro tempo a disposizione, si è praticamente esaurito. I social stanno cambiando la nostra vita? Moltissimo, eh, moltissimo, è inutile negarlo. È una grande opportunità. Eh, la comunicazione social è una grande opportunità e non possiamo negarlo. Però, sta cambiando moltissimo la nostra vita perché possiamo comunicare con l'intero mondo stando chiusi e questo a volte ci fa perdere il senso della realtà. E su questo, bisogna essere molto non solo responsabili, ma anche. Come dire, capaci di forse volersi anche bene, no? E Quando ci vogliamo bene stiamo molto attenti a non danneggiare noi e gli altri attraverso strumenti che poi non possiamo utilizzare o non sappiamo utilizzare bene. Bene, noi ringraziamo la dottoressa Laura Conte, psicologa e psicoterapeuta e probabilmente, Grazie. dottoressa, ritorneremo ancora nel futuro con questi eh, argomenti che sono molto vicini anche al nostro mondo, certo. perché inevitabilmente anche i mezzi di informazione hanno scelto certo. volutamente anche la strada dei social per allargare la propria eh, platea. Grazie dottoressa grazie, Conte. Grazie, grazie a lei.